la dottoressa Letizia Moratti a salire sul palco insieme al vicepresidente di Confindustria, dottor Luigi Abete, presidente della Falck S.p.A., dottor Alberto Falck, il presidente di Quaker Chiari e Forti S.p.A., dottor Giulio Margara. Io faccio il mestiere di imprenditore, ho una medio piccola impresa, sono il rappresentante degli imprenditori, sono sufficientemente libero per dire quello che penso, quindi penso che la mia risposta è abbastanza naturale. Vorremmo un capitalismo sempre più attivo, sempre più concorrenziale, sempre più aperto. Presidente, ingegner Giovanni Falck, giunge per prendere i primi contatti col futuro equipaggio della nuova unità, che ben presto salperà per mari non sempre tranquilli. Sono con lui, partecipi dell'orgoglio comune, gli ingegneri Lampugnani e Ratti. Il dottor Posanzini, tutto preso dai finanziamenti dell'opera, l'ha fatta franca col nostro obiettivo. Un altro grande è presente nel gruppo, il direttore del Concordia, ingegner Pasquero, scomparso l'indomani del compimento del lavoro. La grandezza di lui è oggi in Dio, a conforto della nostra fede e di uno struggente rimpianto. Ottobre 1980. Per la prima volta della sua esistenza, la Commissione esecutiva della Comunità Economica Europea dichiara a Bruxelles lo stato di crisi manifesta della siderurgia. Entra in funzione l'articolo 58 del Trattato di Roma. La produzione di acciaio è contingentata. È lo stato d'emergenza della siderurgia europea. Cosa potrà diventare la Falck? Il rischio di una cessione dalla gestione familiare ad altre forme di gestione? No, non pensiamo di no, abbiamo abbastanza freccia al nostro arco per cercare di stare tutto a breccia a difenderci. Chiudiamo?